giudici Locrix, che non siete altro. Dovrete fare di meglio se volete fermarmi. Vi dispiace spiegarmi perché è così brutto essere una zitella? Wow, cos'erano quelli? Dei vermi giganti? No, io non credo. Dai, Taz, andiamo! Chiunque stia pilotando non se la cava niente male. Quel tipo è un pilota con i fiocchi. Il tuo volo finisce qui. Ho le trabeccole o ha appena abbattuto quel velivolo a mani nude? Così pare. Vai, amico, coraggio! Si è schiantato! Ci vuole altro che un'esplosione al plasma per abbattere Valliora. Hai fatto cose strepitose in volo. Grazie. Valior di Vernazia, piacere di conoscervi. Io sono Robin, noi siamo i Teen Titans. Lei è Corvina, lui è Bibi. Cyborg. Amico, sai come fare un'entrata in scena? Fa parte del lavoro quotidiano. Vuoi dire che lo fai tutti i giorni? No, in genere gli avversari sono molto più di due. Quindi oggi è una giornata fiacca per te. Esattamente. Valior, il mio caloroso benvenuto sulla Terra. Vedo che avete qui una tamaraniana. Stella fa parte della squadra. Allora, chi erano quei tizi? In realtà non sono affatto dei tizi. I Locrix sono delle feroci macchine da combattimento. Macchine? E cosa vogliono? Nient'altro che la dominazione assoluta delle galassie. Sapete, sono convinti di essere superiori agli organismi e sono determinati a spazzarci via. Ma tu li hai sconfitti, Valior, giusto? Quei due erano solo esploratori. Nel pianeta da cui provengono ce ne sono milioni. Sembra che tu abbia una certa esperienza nel combatterli. Ho a che fare con quelle intelligenze artificiali da tempo immemorabile. Cercarono anche di conquistare Vernazia, ma c'ero io lì per impedirglielo. E come li blocchiamo prima che tentino la conquista della Terra? Sono in missione per colpirli lì dove vivono, Sentien, il loro pianeta madre. E porto con me un estirpatore quantico di classe 5. Inserito nel cuore della loro fonte di energia, li distruggerà una volta per tutte. Siamo pronti ad aiutarti. Ogni aiuto è più che benvenuto. Ma devo avvertirvi che la missione è ad alto rischio. Quei Locrix sono coriacei. Non si arrenderanno senza combattere. Neanche noi, se è per questo.